Buonasera mister, oggi mistero. Buonasera. Alla luce delle due partite molto dispendiose con Matera e Virtus Francavilla, essendo anche questa la terza partita in 7 giorni per un avversario molto ostico, quanto è ben accetto questo pareggio? Oggi è stata una partita penso abbastanza equilibrata, dove entrambe le squadre si rispettavano perché conoscevano il blasone di entrambe, no? Però credo che il risultato sia abbastanza giusto, anche se parata del portiere nostro non ne ricordo tanto. Invece il loro portiere ha fatto un paio di interventi importanti, ecco. Però alla fine dei conti penso che sia stato un pareggio giusto su un campo difficile, su una delle pretendenti alla vittoria del campionato. Quindi ci prendiamo questo punto, andiamo a casa e è finito, ecco, questo trittico di partite difficili dove sapevamo di affrontare squadre di categoria, ecco, che lottano per la vittoria del campionato, quindi alla fine dei conti sono abbastanza soddisfatto. Una parola mister per Matteo Legittimo, oggi si è reso a mio avviso di una protagonista che sembrava monumentale, non aveva giocato neanche un minuto fin qui in questa stagione. Sì, sì, Matteo finalmente è recuperato al 100%, non giocava da fine aprile, no? Maggio dell'anno scorso, quindi è un elemento importante per noi, il nostro capitano. Siamo contenti che finalmente, ecco, è presente negli 11 titolari. Mister, buonasera, Antonio Garofalo per Supporto Serrano. Buonasera. Cosa è mancato per portare a casa i 3 punti? Beh, è mancato, penso che queste partite dove sono molto equilibrate, gli episodi, ecco, facciano la differenza. Abbiamo avuto le nostre 3-4 occasioni da gol, credo, abbastanza nitide per poterlo fare, ma l'abbiamo fatto. E quindi quando non si fa gol e non ne subisce, penso che il pareggio, ecco, sia un risultato che poi è scaturito, ecco. Però c'è da fare comunque grandi complimenti ai ragazzi perché non è facile, è stata una prova di carattere qui a Nocera, e quindi ci prendiamo il punto, andiamo a casa e da lunedì si ricomincia, da martedì si ricomincia a pensare per la prossima. A rigiocarla cosa non farete e cosa farete? No, penso che, diciamo, abbiamo messo in campo la miglior formazione possibile che avevamo, ecco. Le scelte che abbiamo fatto sono state tutte ponderate perché abbiamo fatto varie valutazioni, quindi non ho nulla da recriminare, anzi sono più che soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Buonasera mister, ma una curiosità, ha appurato se c'è stata un evento di primo canale 21, giusto? Ah, canale 21. Dicevo, ha appurato se c'è stata o meno una deviazione del portiere sulla posizione di D'Agostino in avvio di partita, perché a noi era parso che ci fosse stata con la punta delle dita della mano destra una deviazione del portiere sul pallone che si è stato Sinceramente non ci ho fatto caso se è stata toccata prima dalla... No, secondo me forse è andata direttamente sulla traversa, poi l'ha ripresa il portiere, comunque era sulla traiettoria, ecco, del tiro. A me era pasta che avesse degli attacchi, perciò mi chiede. Mi pare di no. Ok. Buonasera mister, oggi nella fase dello Sport 24, complimenti per la grande partita in fase difensiva. Dopo 3 partite in 6 giorni avete avuto la forma fisica, la voglia di andare a lottare e criticare il supportatore di Valle verso meno addirittura al 93esimo. Lo volevo chiedere se da questo punto di vista è contento della posizione della squadra e poi aspetta, come anche noi della Nocerina, aspettano un altro titolo diverso, questa volta con la Coppa Italia. Quindi c'è da gestire l'energia? Sì, 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 siamo fortunati ad avere una rosa abbastanza ampia. Sicuramente negli ultimi 20 minuti un po', ecco, le squadre si sono un attimino sfilacciate, sono partiti diversi contropiedi perché giustamente dopo una settimana come questa dove abbiamo affrontato entrambe le squadre, ecco, abbiamo effettuato 3 partite in 7 giorni, non è mai facile per nessuno. Però penso che le squadre si sono affrontate a viso aperto, ecco, senza stare comunque, penso, una bella partita, no? Mi siete divertiti anche voi dalla tribuna perché entrambe le formazioni se la sono giocate, ripeto, a viso aperto. Poi ci sarà la Coppa Italia, è una settimana tranquilla, tra virgolette, poi avremo un altro trittico di partite importanti, sì. Grazie.